Allora, bentornati, bentornati dentro il cinema, quindi chiediamo a Piera De Tassis di spogliarsi dell'etichetta di direttore di Chuck e di indossare quella di direttore del Festival di Roma. Benissimo, mi siamo tutti. È un tutt'uno. Ecco, avvia da giovedì con una preapertura appunto mercoledì, siamo al numero 6, noi ce ne siamo occupati già nella scorsa puntata, abbiamo illustrato un po' il programma, quindi partirei da questo. A che punto siamo del cammino? È un cammino ancora in salita o adesso è arrivata la sesta edizione e inizia un po' di discesa? Cammino in salita dipende meno da noi che dalle circostanze ambientali e da una certa politica sempre insicura su quello che vuol fare, sull'appartenenza, eccetera. Quest'anno sicuramente è stato un anno molto sotto attacco, l'avete letto tutti, il ministro Galan non ha risparmiato le critiche e gli assalti al fortino romano in difesa di quello veneziano. A me sembrano delle, devo dire con tutto il rispetto che porto alle istituzioni, mi sembrano semplicemente delle contrapposizioni pretestuose che hanno un qualche interesse, probabilmente elettorale, non saprei cosa. Comunque sono dei begli slogan da dire, ma impraticabili. Io credo che noi abbiamo semplicemente bisogno di continuità. Mi pare che l'edizione di quest'anno sia molto ben amalgamata fra le varie sezioni. Abbiamo molto lavorato sulle sinergie fra le varie sezioni, Alice, Extra, il Focus, cioè in modo da ottenere una proposta che sia per Roma, per i romani, per gli appassionati di cinema, per voi naturalmente gli specialisti, ma molto globale, complessiva e con tante venature. Praticamente ci hai detto tutto, no? Allora cerchiamo di entrare dentro dunque. Torniamo un po' su quello che dicevi prima, anche sulla polemica politica che in questa serie ci interessa fino a un certo punto. Sì, mi sembra che hai già risposto, però si è parlato anche di tagli, ma alla fine forse hanno più un valore simbolico, insomma ne avete risentito di questo o no? No, sinceramente dei tagli, del taglio ministeriale che ha voluto Galan, che sostiene Galan, che forse non porterà neanche a fondo, non sappiamo in che situazione stiamo, quindi non voglio infierire su questo. Certo non possiamo risentire, sono 260.000 euro a fronte di tutti quelli che noi dreniamo con gli sponsor e con tutte le altre soci fondatori, quindi comune, regione, provincia, eccetera. È il gesto simbolico. Dispiace, certo. Ma io credo molto nella competitività, anche nella libera impresa, in un senso buono e positivo. Pensavo ci credessero anche i ministri come Galan, ma insomma si vede che non è così, e credo che noi dobbiamo fare con le nostre forze. Noi abbiamo risentito più sicuramente della crisi generale, questo sì, perché è chiaro che impegnare anche per gli sponsor cifre considerevoli, come succedeva negli altri anni, è stato più difficile, quindi sicuramente è la situazione generale, di cui però risentono tutti, quindi possiamo forse piangere per questo, no, la situazione dura per chiunque, no? Di cosa sei fiera come direttore? Magari se c'è qualche rammarico, rimpianto o qualcosa che ti è sfuggito, che avresti voluto assolutamente? Sono sicuramente fiera dell'apertura, perché è un'apertura dedicata a un grande personaggio, a un San Suu Kyi, o San Suu Kyi come mi dicono si dovrebbe dire, ma sembrerebbe un errore perché tutti dicono San Suu Kyi, che è premio Nobel per la pace, con l'attivista birmana, insomma, che ha passato lunghissimi anni in prigione, negli arresti domiciliari, che ha lottato sempre sul paese. Mi sembra, il film è di Luc Besson, mi sembra un'apertura che è anche un segno dei tempi. Sono molto, vado molto orgogliosa della selezione italiana, che giudicherete voi, quindi non sta a me parlarne, però mi sembra molto rappresentativa di tante anime del cinema italiano, ma delle migliori. Allora, io vorrei fare un po' di rassegna stampa con due titoli che la dicono un po' lunga, perché poi c'è il problema anche un po' dei rapporti con la stampa e dell'opportunità, però anche dei rapporti con la stampa. Allora, Il Messaggero, Massimiliano Lazzari, e il titolo è Il Festival è da Oscar con Richard e Penelope, quindi si riferisce alla preapertura del Marco Aurelio d'Oro, e invece Carabba scrive ha un'anima divisa in due, anzi in tre o in quattro, il Festival di Roma. Allora, come la mettiamo? Perché poi alla fine, mi sembra, ce lo dicevi anche prima, no? Lo scopo del festival è anche di fare un festival per la gente, no? Questo mi sembra l'obiettivo primo. No, l'obiettivo primo nostro è, almeno del festival che io dirigo, poi quando lo dirigerà qualcun altro cambierà naturalmente ipotesi eccetera, è prima di tutto di fare, questo io lo scrivo quest'anno in introduzione, è noi abbiamo uno sguardo diciamo un po' strabico, no? Vediamo l'industria da una parte e il pubblico dall'altra, non siamo in un'isola, questo io continuo a ripeterle, non so se arriva la metafora. Sì, sì, no, l'abbiamo fatta. No, non siamo in un'isola, quindi viviamo in una metropoli, è più difficile fare un festival, però è anche più divertente, perché poi l'auditorium si anima
di famiglie, persone, appassionati, gente curiosa anche semplicemente, però sono molto forte.